Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi insieme a noi c'è Bilbo e dato che fra un po' è il suo compleanno, diciamo che ci stava bene, anche perché avrei potuto farlo quando stavo parlando degli altri Hobbit, ma mi è sfuggita di mente, quindi bacaste. Voglio iniziare questo video con una confessione. Quando ero piccola Bilbo mi è stato un po' sulle scatole. La Ste un po' meno dotta aveva questo odio nei suoi confronti, probabilmente dato dal fatto che da piccola vedevo Frodo come il personaggio che bisognava trattare bene perché stava affrontando un tale rischio, un tale peso, perché portava un qualcosa di potente e malvagio sulle proprie spalle. E quando avevo visto Bilbo che gli lasciava l'anello e poi una volta rincontrato a Gran Burrone cercava di riprenderselo, diciamo che ho iniziato a provare un po' di astio nei suoi confronti. Ma non ho fatto altro che apprezzarlo sempre di più e vederlo completamente in un'ottica diversa leggendo il libro dell'Hobbit, che devo dire mi è stato molto utile in un periodo in cui praticamente non dormivo mai, e quindi grazie Bilbo, mi hai salvato da tante notti insonni e da un'ansia allucinante, quindi grazie. E poi devo dire anche che comunque come personaggio è scritto davvero benissimo, è stato creato in modo molto convincente, penso che racchiuda la maggior parte degli aspetti di tutti e quattro gli Hobbit. Analizzando il percorso di Bilbo, il viaggio di Bilbo nello Hobbit e all'inizio del Signore degli Anelli, ho potuto constatare che all'inizio vediamo Bilbo molto più simile a Sam. Quindi un personaggio restio a lasciare la propria casa per poi farsi comunque coraggioso, un personaggio candido, proprio come Sam, e come ci suggerisce anche il professore nelle lettere, che ci dice che comunque Sam è quello che potrebbe essere considerato maggiormente l'erede del Bilbo giovane piuttosto che Frodo, perché Frodo deve avere l'animo elevato e nobile per via del tipo di avventura che deve affrontare. E con l'avanzare della storia possiamo vedere che in Bilbo vi sono anche altri aspetti: il suo lato astuto, la sua compassione, la sua mentalità brillante, la sua lungimiranza, caratteristiche che troviamo più sviluppate nel personaggio di Frodo. Ma secondo me in Bilbo vi è anche un altro cambiamento, dato principalmente dalla perdita di Thorin. Secondo me la morte di Thorin ha reso Bilbo molto più lungimirante, molto più consapevole, molto più empatico e sensibile nei confronti della Terra di Mezzo, di tutti gli abitanti della Terra di Mezzo, e quindi diciamo che ha fatto sì che il suo animo si elevasse allo status di mentore e lasciasse quindi i panni dell'eroe. E questo suo lato mentore lo possiamo vedere semplicemente dal fatto che decide di adottare Frodo e quindi di essere il suo tutore, il suo insegnante di vita, e allo stesso modo si fa mentore anche dei personaggi di Sam, insegnandogli tutto ciò che sa. E analizzando quindi il percorso di Bilbo ho potuto constatare che è molto più facile entrare in sintonia con un personaggio del calibro di Bilbo piuttosto che con tutti quanti gli altri membri della compagnia, perché gli altri o rappresentano maggiormente l'eroe candido, o sono troppo perfetti, o sono troppo tragici, mentre in Bilbo vi sono mille sfaccettature.
lo vediamo comunque timoroso, ma affronta le situazioni più rischiose e più difficili con estremo coraggio e anche con astuzia e anche con compassione e allo stesso tempo con lungimiranza. Se vogliamo, potrebbe benissimo rappresentare la vita di ognuno di noi. Nella nostra vita ci può capitare di indossare i panni di un eroe candido quando magari affrontiamo le nostre paure senza farci travolgere dal timore e facendo la cosa più giusta, mentre altre volte affrontiamo la nostra vita mettendoci nei panni dell'eroe astuto e ingegnoso e compassionevole, o certe volte ci mettiamo nei panni di un mentore, o comunque nel percorso della nostra vita tutti quanti siamo destinati a diventare dei mentori quando diventiamo genitori, quando diventiamo nonni e così via. Direi che comunque fra tutti quanti i personaggi è quello molto più umanizzato, perché comunque gli altri personaggi sono molto più cavallereschi, molto più epici, e inoltre da personaggio di Bilbo possiamo imparare due fondamentali lezioni di vita. La prima che ho riscontrato mi ha suggerito che magari lasciando la nostra zona di comfort, magari compiere il passo che abbiamo timore di fare, ci permette di scoprire il vero lato di noi stessi, ci permette di portare a galla la nostra vera natura, cosa che magari spingeva dall'uscire, cosa che magari avevamo paura di far uscire per via del fatto che vedevamo questo passo molto più grande di qualsiasi altra cosa, molto più disastrosa di qualsiasi altra cosa e molto pericoloso di qualsiasi altra cosa. E quindi probabilmente lasciando la comfort zone possiamo far sbocciare la nostra vera essenza, cosa che secondo me è successa a Bilbo quando ha deciso di fare un passo oltre le mura di casa, e il viaggio che ha intrapreso si è rivelato essere molto più grande di lui, ma comunque lo ha reso la persona che davvero è e che davvero era rinchiusa nei meandri più oscuri della sua anima. E la seconda lezione che ho riscontrato è che non è mai troppo tardi per lasciarsi alle spalle certi atteggiamenti, certe relazioni o certi ricordi o qualsiasi altra cosa di tossica e negativa ci portiamo dietro. Non è mai troppo tardi per decidere basta, smetto con il fumo, o basta, smetto di frequentare quella persona, o basta con i pensieri negativi e tossici che non fanno altro che intasare la mia testa. E questo l'ho potuto constatare nel momento in cui lui ha deciso di abbandonare volontariamente l'anello, una cosa per lui tossica che non avrebbe fatto altro che danneggiarlo, corroderlo dentro sempre di più. È riuscito comunque a liberarsene, anche se comunque aveva 111 anni, davvero? Sì, anche se comunque aveva 111 anni, non è stato troppo tardi per prendere una decisione del genere, quindi non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta per noi stessi. E quindi abbandonare la negatività e la tossicità di azioni, persone o cose ci possano far male. Ed è un messaggio molto positivo e diciamo che dà anche molta speranza, perché comunque ti fa capire che non sei mai troppo vecchio per abbandonare certe abitudini o certi atteggiamenti o certe persone che ti porti appresso da così tanto tempo. Quindi c'è sempre speranza per essere una persona migliore. Quindi questo è quello che ho potuto constatare dal personaggio di Bilbo. E soprattutto tanti auguri Bilbo per il tuo compleanno, anche se non sarà lo stesso giorno preciso del tuo compleanno, però dato che è settembre è il mese di Bilbo e di Frodo. E quindi auguri!
E comunque spero di essere stata chiara, spero che ti sia arrivato un buon messaggio. Fammi sapere comunque tu cosa ne pensi del personaggio di Bilbo, se aggiungeresti qualcos'altro, che insegnamenti ti ha lasciato a te. Insomma, qualsiasi cosa tu voglia condividere con me riguardo Bilbo, sono sempre ben lieta di accoglierti, perché sono sempre tantissimo curiosa e adoro troppo conversare con te sul Signore degli Anelli. Quindi ti ringrazio tanto se decidi di farlo. Inoltre ti suggerisco di iscriverti al mio canale, così che tu possa sempre essere aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e anche esoterismo, se ti interessa. E comunque ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon, e grazie di essere stato qui.